Dal Vangelo di Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Avverrà infatti come ad un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1, secondo le capacità di ciascuno. Poi partì. Subito, colui che aveva ricevuto 5 talenti andò ad impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5, dicendo: «Signore, mi hai consegnato 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5». «Bene, servo buono e fedele», gli disse il suo padrone, «sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto». Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò poi colui che aveva ricevuto 2 talenti e disse: «Signore, mi hai consegnato 2 talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri 2». «Bene, servo buono e fedele», gli disse il suo padrone, «sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone». Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: «Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo». Il padrone gli rispose: «Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha i 10 talenti, perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza. Ma a chi non ha, verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile, gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti». Sorelle e fratelli carissimi, siamo giunti alla 33esima domenica del tempo ordinario, la penultima domenica. Domenica prossima sarà Cristo Re e poi inizieremo il nuovo anno liturgico con l'Avvento. E proprio perché siamo alla fine, Gesù continua a insistere sul senso profondo che dobbiamo dare alla nostra esistenza. Gesù vuole farci capire in ogni modo ciò che è importante, ciò che è fondamentale perché la nostra vita non sia sprecata, non sia inutile. Ci ha fatto l'esempio delle 10 vergini domenica scorsa, 5 sagge e 5 stolte, e ci ha detto della necessità che abbiamo di mantenere la nostra vita accesa senza farla spegnere mai. Oggi utilizza l'esempio dei talenti per farci comprendere, come dice il Salmo 90, che gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti, passano presto e noi ci dileguiamo. Insegnaci, Signore, a contare i nostri giorni e avremo la sapienza del cuore, cioè per farci comprendere cosa rende bella la nostra vita, cosa rende gioiosa la nostra vita, felice, riuscita la nostra vita, santa la nostra vita. Il talento nell'antichità non era una moneta, era una misura di peso.
Come già ci siamo detti per un'altra parabola, essa andava da 26 kg a 40 kg, a seconda dei luoghi in cui ci si trovava. Erano fatti di oro e di argento, quindi anche un solo talento era una somma spropositata, enorme anche ai nostri giorni. Dovendo paragonarla a uno stipendio medio del tempo di oggi, un talento corrisponderebbe a 20 anni di lavoro. Quindi non solo chi ha ricevuto 5 talenti o 2 talenti ha ricevuto molto, ma anche chi ha ricevuto un solo talento ha ricevuto molto. 20 anni di lavoro sono una cifra davvero importante. Fino a non moltissimo tempo fa, persone lavoravano 20 anni e poi riuscivano anche ad andare in pensione. Quindi, in un qualche modo, era il reddito lavorativo di una vita intera, tenendo conto anche della brevità della vita di allora rispetto alla vita dei nostri giorni. Talento, quindi, è qualcosa di fondamentale che non possiamo confondere con il significato che oggi diamo a questa parola. Oggi i talenti sono le capacità che ognuno ha. Uno ha il talento della musica e uno quello della pittura, uno quello della scultura e uno quello di qualche disciplina sportiva, uno ha il talento della scrittura, uno ha il talento della parola. Tanto che ci sono innumerevoli trasmissioni televisive che vanno alla ricerca di nuovi talenti in ogni campo della nostra vita. Il talento di cui parla Gesù viene affidato a ciascuno secondo le sue capacità, quindi è qualcosa che viene prima delle capacità. E al servizio di questo talento tutte le nostre capacità devono essere messe a disposizione. Le nostre capacità in qualunque campo devono servire a far fruttificare il talento fondamentale che il Signore ci ha consegnato. Il padrone che se ne va via è proprio lui, Gesù. Nel suo andar via è simboleggiata l'ascensione. Terminato il suo periodo sulla terra, Gesù sale al cielo, ci consegna il suo talento e ci dice: fatelo fruttificare. Adesso il gioco è in mano vostra. Come possiamo dire con una metafora sportiva, io ho giocato il primo tempo della partita, voi adesso giocate il secondo. A ciascuno, come già ci siamo detti, secondo le sue capacità. Quindi i servi siamo noi, i discepoli di Gesù, coloro che hanno detto di sì alla sua proposta di mondo nuovo. E questo mondo nuovo dobbiamo realizzare con l'aiuto del talento. Infatti, il talento viene consegnato a questi servi e nel Vangelo c'è un passo in cui Gesù consegna qualcosa di fondamentale dopo averci dato innumerevoli altri doni. Il Signore ci ha dato la sua pace, vi do la mia pace. Il Signore ci ha dato un comandamento nuovo, vi do un comandamento nuovo. Il Signore ha dato ai discepoli la capacità anche di scacciare i demoni e di guarire le malattie. Vi do il potere di scacciare i demoni e di curare ogni sorta di malattie. Ma è sulla croce, poco prima di morire, che Gesù consegna il suo spirito. Questo è il talento, lo Spirito Santo, la vita divina in noi, la forza dello Spirito Santo, la presenza della vita divina in noi ci rende capaci di poter collaborare con Gesù alla costruzione di un mondo nuovo. Dice un salmo, il 104, che è lo Spirito a rinnovare la faccia della terra, ma lo fa attraverso la nostra collaborazione, lo fa attraverso la nostra intelligenza, il nostro cuore, la nostra volontà, le nostre azioni.
I servi, infatti, nella Bibbia non sono i salariati, non sono coloro che vanno a lavorare solo per portare a casa lo stipendio della giornata, della settimana o del mese. I servi nella Bibbia sono quelli che condividono il progetto di Dio, si coinvolgono totalmente in questo progetto e aiutano Dio a realizzarlo. Servi di Dio sono i profeti. Servi di Dio sono Mosè e Davide nell'Antico Testamento. Servi di Dio sono Paolo e Giacomo e gli altri apostoli nel Nuovo Testamento. Serva di Dio è Maria Santissima. Lei stessa dice di sì: eccomi, sono la serva del Signore. Quindi non c'è nulla di degradante né di umiliante in questa parola. Noi siamo servi del Signore perché abbiamo compreso il suo progetto, ci siamo coinvolti e con Lui vogliamo collaborare. Non si deve perdere tempo, proprio perché, come vi dicevo citando il Salmo, la nostra vita è breve e perciò i primi due servi, subito ricevuto i talenti, vanno a trafficarli, vanno a far produrre loro qualcosa di bello, di significativo. E con l'aiuto dello Spirito questo è possibile. Possiamo costruire il paradiso in terra, costruendo una umanità nuova e una chiesa nuova. Ce lo dice San Paolo nel capitolo 5 della lettera ai Galati. Il frutto dello Spirito è amore, pace, gioia, benevolenza, magnanimità, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Pensate, fratelli e sorelle, se nella Chiesa e nel mondo ci fosse il frutto dello Spirito, come cambierebbe la faccia del mondo, come davvero sarebbe rinnovata la faccia della terra. Invece, senza lo Spirito, noi che cosa produciamo? Quelle che sempre Paolo nel capitolo 5 della lettera ai Galati chiama le opere della carne: inimicizie, invidie, impurità, gelosie, disaccordi, guerre. E la faccia del mondo oggi non è espressione di tutto questo? Noi forse ci siamo dimenticati del talento, forse siamo andati a seppellirlo come il terzo servo. Siamo qui vicino a una cassaforte, proprio ad indicare quello che aveva fatto quel servo. Lui l'aveva sotterrato, noi corriamo il rischio di depositarlo dentro una cassaforte. Apriamo questa cassaforte ogni tanto per veder luccicare il talento che il Signore ci ha dato. Ma la ricchezza che abbiamo non è fatta per essere guardata, è fatta per essere utilizzata. Noi diciamo che è stolto colui che ha tante possibilità e vive miseramente. Ma ha tanti soldi, perché non li utilizza? Vive come uno straccione con le possibilità che ha. Questo rischio lo corriamo anche dal punto di vista spirituale. Avere la vita nuova di Dio in noi, avere il dono dello Spirito e non utilizzarlo. Ma perché questo terzo servo non utilizza il suo talento, non utilizza il dono dello Spirito Santo che ha ricevuto? Perché ha un'idea sbagliata di Dio. Ha un'idea sbagliata del suo Signore, pensa di Lui che è un padrone duro, che semina, che raccoglie dove non ha seminato, che prende le cose che non sono sue. E al Signore dispiace enormemente questa idea sbagliata che il servo ha di Lui. Sembra quasi dirgli: ma può essere che non hai capito che io sono un padre buono, ricco di misericordia e di amore nei confronti di tutti, anche nei confronti di chi hai sbagliato, di chi ha sbagliato. Come fai a pensare di me quello che hai detto? Sei un servo malvagio, sei un servo pigro, sei un servo inutile, cioè un servo che ha reso una nullità la sua vita. Come fai a non capire che la realizzazione della tua esistenza è amare come ha amato il mio figlio Gesù?
come fai a non comprendere che la gioia piena della tua esistenza è viverla donandola agli altri, non chiudendola dentro una cassaforte? La paura di Dio esiste da sempre. Adamo, nella creazione, dopo il peccato originale, insieme con Eva si nasconde e poi dice a Dio che lo cercava: «Ho avuto paura sentendo i tuoi passi». E a volte anche il nostro cuore è colmo di questa paura. Ma lasciamoci sconvolgere dal dono dello Spirito, lasciamoci trasformare da questo talento e cerchiamo di vivere da figli, da servi nel senso biblico ed evangelico del termine, trafficando il nostro talento e cioè facendo della nostra vita un dono per gli altri, diventando capaci di amare tutti, sempre, comunque, ovunque. Allora il Signore ci dirà: sei stato fedele nel poco, ti darò molto. Ma non era proprio poco quello in cui erano stati fedeli i due servi. 5 talenti erano 100 anni di lavoro, 2 talenti erano 40 anni di lavoro, eppure il Signore li reputa poco rispetto al molto che loro dà, e cioè partecipare alla gioia del loro padrone. Se vogliamo partecipare alla gioia del Signore, se vogliamo avere davvero una gioia senza fine per tutta l'eternità, traffichiamo il nostro talento secondo le capacità che il Signore ci ha dato.